dell'estate del 1998. Se lei mi chiede, un maestro dichiaratamente omosessuale può fare il maestro? Io le dico no, capito? No, perché ritengo che non sia educativo nei confronti dei bambini. Gianfranco Fini, 1998. Ci siamo dimenticati del 2006. Meglio fascista che frocio. Alessandra Mussolini, 2006. Ci siamo dimenticati del 2007. L'omosessualità è una devianza della personalità, un comportamento molto diverso dalla norma, iscritta in un codice morfologico, genetico, endocrinologico e caratterologico. Paola Binetti, 2007, ancora tra noi. Applauso. Abbiamo detto tante cose, questo era il mio modo di ricordare la memoria di ieri e di avantieri, che anche quella va ricordata. Io sono Carlo Cozza dell'associazione ARC, che lotta per i diritti dei gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, con tutte le combinazioni che uno può riuscire a trovare. E lui invece è Sergio Ro, che ha letto poco fa Anna e Andrea, scritto da Laura Borghi e Alessandro Taurino. Adesso Sergio continua da un libro, prende qualche estrazione di questo libro di Maura Chiulli, Maledette lesbiche e maledetti froci, leggerà dei pezzi rispettivamente sulla tematica, quella precedente era la tematica lesbica, e quella che invece seguirà è trans, qui ci sarà delle belle parole da parte di un medico. E poi la storia di un ragazzo maschio gay, quindi, che affronterà i temi della scuola e della famiglia.